non credo servano spiegazioni. E quindi nel male e nel bene dico sempre quello che penso e quindi a volte porta a farmi magari odiare o non sopportare. Descriviti con una parola. Beh sì, non penso che sarà una spiegazione, ci avete visto in questi giorni. Io l'ho anche tatuato. Cosa hai portato a Ex on the Beach? Allora, sbroccate perché sono una persona troppo reale, troppo vera e quindi nel male e nel bene dico sempre quello che penso e quindi a volte porta a farmi magari odiare o non sopportare. Però questa è la vera me e quando mi fanno incazzare sbrocco. Verità, realness, sono come mi vedi e quello faccio, quello dico, sempre. Hai mai tradito? Ho tradito ogni fidanzato con cui sono stata. Sono molto sincera e non mi è mai interessato del parere degli altri quando dicevo sì, sono una traditrice perché io vivo come mi va. No, non ho mai tradito perché prendo queste cose molto 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 sul serio, quindi se decido che per me una persona è quella, non ne vedo neanche le altre. Hai mai fatto sesso a tre? Hai mai misurato un pisello? C'è uno skill. Io invece pesato 180 grammi circa. Diciamo che il mio telefono misura 15 centimetri. Hai mai fatto sesso con più persone nella stessa giornata? Questa è proprio verità pura, eh? Non so chi la vedrà, ma chi la vedrà non per la realtà. Hai mai avuto esperienze omosessuali? A letto? Beh, io sì, è entrato una mia ex, non credo serva fare il disegnino, ecco. Hai mai ricevuto due di picche? Come? Ma come? Ma io sono sfigata. No, ma perché io non sono una che va e ci prova? A me piace essere corteggiata, quindi nel momento che tu stai venendo a corteggiarmi non mi darei mai un due di picche. Hai mai dovuto concludere da solo dopo un rapporto? Hai finto un orgasmo? Hai mai fatto cilecca? Sì, ovvio. Proprio cilecca cilecca perché durava 2 minuti, quindi neanche il tempo di sentirlo che era già avvenuto, quindi male malissimo. Beh, anche di quelli sono diverse storie diverse. Male malissimo, insomma. Che dici, m'è entrato? Hai mai sbocciato a Ex on the Beach? Non credo servano spiegazioni. Ciao cuccioli, godetevela perché non ci vedrete 2 volte.